Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, ben ritrovati, benvenuti, martedì 30 marzo 2021. Come andiamo? Tutto bene? Ieri non ci siamo sentiti, ieri purtroppo non ci siamo sentiti. Problemi tecnici ci sono stati, grossi problemi tecnici, quindi non è stato proprio possibile, l'applicazione non funzionava, ieri ho dovuto praticamente disinstallarla, purtroppo, e doverla reinstallare un'altra volta, ed chiaramente non avevo con me tutti i settaggi giusti, non avevo con me le varie musiche e quant'altro, quindi ho dovuto una volta a casa dover ricondizionare tutto. Ieri mattina è stato veramente un casino, è stata una mattinata veramente molto difficile. Tra l'altro poi ieri mi trovavo con la nuova macchina, mentre oggi sono tornato ancora una volta con la mia piccola vecchia Viper, come la chiamiamo noi di Radio Carro. Allora cari ragazzi, quante novità ci sono, quante cose ci sono da dire. È stato un fine settimana molto pieno, ma pieno di eventi, non solo sportivi. Allora cerchiamo un pochino di andare veloce. Innanzitutto vi ricordo che oggi è tornato Uber, il quale puntualmente ci ha preparato un file montato sempre dalle mani sapienti di Alberto, un commento, un'analisi sulla Formula 1. Quindi io personalmente dirò un paio di parole, con qualche minuto sulla Formula 1 lo spenderò, ma sicuramente nella seconda parte. Prima di arrivare, prima di arrivare allo sport, prima di arrivare alla nazionale, eccetera, anche se poi ragazzi c'è poco da dire, c'è poco da dire sulla nazionale e quant'altro, perché chiaramente fortunatamente la nazionale sta andando bene. Tra l'altro poi c'è anche questa cosa veramente insolita, la diversità che c'è tra la nazionale italiana di calcio, che va, sta attraversando un momento, è vero che non abbiamo affrontato ancora avversari importanti, avversari forti, però è anche vero che questa nazionale sono 24 partite che non perde, 24 risultati utili consecutivi, un record assoluto, questi sono dati di fatto, mentre le squadre di club invece stanno andando molto molto male nel calcio internazionale. Questo dovrebbe essere un punto di riflessione, dovremmo cercare in realtà di capire del perché c'è questa differenza, ma vedremo dopo, perché c'è una notizia che io trovo che sia molto molto bella e che sia molto indicativa e molto importante, e effettivamente è a tutti gli effetti una vera e propria luce alla fine del tunnel.
Perché? Perché ieri finalmente, dopo 6 mesi, in Inghilterra non ci sono stati più morti di Covid. Non ci sono stati più morti di Covid. E questa, ragazzi, è una notizia estremamente importante, perché al di là del fatto che i vaccini a molte persone si sono rinfettate una volta che hanno contratto il virus, una volta che hanno fatto il vaccino si sono rinfrettate di nuovo, e quindi qualcuno direbbe: allora perché te lo fai a fare il vaccino? Però quando ci si rinfetta in un modo tale che il virus praticamente non fa più male. Non fa più male come prima. Astro, sicuramente non ti ammazza, questo è poco ma sicuro. E quindi ecco perché ritengo che sia una vera e propria luce in fondo al tunnel. Vuol dire che la strategia dei vaccini è la strategia giusta, la strategia in assoluto migliore. E quindi dovremmo continuare a insistere, dovremmo continuare a fare vaccini a tutto andare, effettivamente. Il fatto brutto, ragazzi, è che in Europa siamo indietro, siamo estremamente indietro nei confronti degli altri paesi. Voi pensate che tra tutte le persone che io conosco qua in Germania soltanto una è stata vaccinata, e parlo di Eugenio, un carissimo amico di mio suocero, infatti ha 80 anni, ecco, e per il resto ancora ci tocca attendere. Scusate, ancora ci tocca attendere ancora probabilmente a lungo, perché effettivamente la vaccinazione sta andando molto a rilento, non solo in Italia, ripeto, in tutta la comunità europea. Perché? Bene, mi sono informato. L'anno scorso, in questi tempi più o meno, già quando era aprile-maggio, l'Europa ha prenotato una dose enorme di vaccino. Non so se vi ricordate l'immediata polemica che ci fu l'anno scorso tra Trump e la Merkel, per esempio, quando poi dopo è intervenuta la comunità che ha detto: no ragazzi, non fate i bambini. E l'Europa ha prenotato circa 400 milioni di dosi di vaccino, pensate voi. Poi che succede? Che verso il mese di luglio-agosto il Covid scende praticamente quasi a zero, attraversiamo un'estate pressoché grosso modo quasi normale, e qualche intelligentone politico ha pensato, dice: fermate l'ordine, perché tanto bene o male il Covid sparirà e quindi non ci sarà più bisogno dei vaccini. Gravissimo errore. Perché questo qua ci ha messo praticamente dietro la lista, ci ha messo in fondo alla lista dei paesi che invece si sono prenotati prima. Pensate che ci sono 30 milioni di dosi di vaccino fermi a Roma, che è il vaccino, quel famoso vaccino dell'Università di Pomezia, in pratica che è stato fatto con l'accordo con l'Inghilterra. Quindi ieri sentivo ad esempio il mio socio Fabio che diceva: ma prendiamoli noi quei vaccini, cosa ci possono fare gli inglesi? Il problema, caro Fabio, non è tanto il discorso che cosa ci fa l'Inghilterra, viene qua, ci bombarda, chiaramente no, ci sono le penali. Ci sono dei contratti, ci sono delle penali. In più, i contratti che noi abbiamo fatto per i vaccini sono contratti estremamente sbagliati. Pensate voi una cosa, che sono stati fatti contratti trimestrali. E questo l'avevamo già detto in radio nelle settimane precedenti. Che cosa vuol dire trimestrali? Vuol dire molto semplicemente che i vaccini che tu ti aspettavi che arrivassero a gennaio, le varie aziende come la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, eccetera, eccetera, ce le possono fornire entro il 30 di marzo, cioè entro oggi. Oggi, in poche parole, tu potresti ricevere un vaccino che in realtà ti aspettavi di ricevere a gennaio, i primi di gennaio. Perché loro hanno fatto dei contratti che hanno 3 mesi di tempo per consegnare i vaccini in questione, quindi la dose in questione. Cosa hanno fatto nel frattempo? Nel frattempo le varie aziende hanno dato priorità ai paesi chiaramente che pagavano di più. Mi sembra logico, no? Ecco perché? Perché purtroppo nemmeno davanti a un'emergenza mondiale, nemmeno davanti a un nemico comune che dovrebbe accomunare non solo tutti, non solo l'essere umano in fatto di nazioni, in fatto di razza, in fatto di caste sociali, in fatto di tutto, non solo per la prima volta nella storia l'essere umano ha un nemico comune da combattere, anche in questo caso purtroppo, ahimè, le caste sociali e i soldi da fare da padrone. Chi paga di più ha diritto ad essere curato meglio e curato prima. Questa è la realtà dei fatti, ragazzi.
Quindi c'è stato il Gran Premio del Bahrein in Formula 1 e abbiamo visto il pubblico, abbiamo visto. È vero che erano un pochino distanti, certo, ma abbiamo visto il pubblico perché? Perché chiaramente gli Bahrein sono tutti vaccinati. Sono tranquillamente tutti stati già vaccinati da tempo. Perché? Perché quelli sono paesi petrolieri, paesi ricchissimi, hanno pagato, le varie aziende si sono fatte dare i vaccini prima degli altri. Ecco, e questa è una cosa a me che mi delude estremamente tanto, mi delude e mi deprime, ma mi deprime moltissimo, veramente molto, come quando l'anno scorso, quando in Europa ha cominciato a uscire fuori la pandemia, i vari contagi, prima in Italia, poi sono arrivati in Francia, poi sono arrivati in Spagna, in Germania, ogni paese faceva, ogni persona faceva quelle sorte di video propagandistici a favore del proprio paese. Ah, ci risolveremo perché noi italiani siamo qua, siamo di là, faremo, diremo, questo e quest'altro. Cioè, cose sinceramente che mi hanno fatto venire una depressione tale che io proprio ho chiesto esplicitamente alla mia famiglia, diciamo dove abbiamo una chat di famiglia, praticamente di smettere di spedire. Dico smettete di mandare questi video assurdi, perché non è che uno deve sentirsi in questo momento più italiano di altri perché da noi il virus c'è più forte. Cioè sono discorsi assurdi. Qui si tratta di avere un nemico comune, un nemico che non fa nessuna distinzione, attacca tutti, attacca ogni singolo essere umano, a differenza di tutti, di casti sociali, di razza, di età, di tutto, ok? E noi come rispondiamo alla cosa? Rispondiamo in questo modo qua. I paesi che hanno pagato per primi i vaccini non hanno avuto più diritto di altri. Mi direte, perché cosa ti stupisci? Tanto si sapeva che è così. Sì, ragazzi, sì, però sapete che c'è, la speranza è l'ultima a morire. Cioè, si sperava fondamentalmente che almeno tra i vari paesi è una cosa che dovrebbe venire normale. Tant'è vero che lo stesso Biden, di cui praticamente fa le stesse cose, dice le stesse cose che diceva Trump. Solo che quando lo diceva Mr. Trump era preso d'assalto, insulti, critiche e quant'altro, essere stato detto di cotte e di crude. Biden praticamente fa le stesse cose, tutti stanno zitti, nessuno apre bocca. Perché? Perché sta bene così, sta bene. Cioè, cosa ha detto Biden? Dice, lo so che dobbiamo fornire dei vaccini al resto dei paesi, soprattutto in Europa, ma prima hanno priorità gli americani. Quindi, una volta che noi abbiamo vaccinato tutti gli americani, dopo vediamo voi. Ci rendiamo conto di almeno dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, di quale gravità sia una cosa del genere, ragazzi. Cioè, non so io, la vita delle persone ricche è più importante degli altri? Non so io, cioè sono cose veramente proprio allucinanti. Tant'è vero che se menti in alcuni paesi praticamente stanno uscendo oggi dal Covid, come l'Inghilterra, come Israele, cioè abbiamo numerosi paesi, no? Dove ormai, grazie ai vaccini, la Cina stessa, da quant'è che la Cina non c'ha più contagi? No? La Cina è stata la prima che non è uscita fuori, eccetera, eccetera, insomma, praticamente purtroppo funziona così. Mentre noi invece qui, ragazzi, si pensa e si spera che entro fine anno, piano piano, di dover tornare un po' a un barlume di normalità, anche se qualcun altro dice che ci vorrà ancora altri 2 anni di tempo. Adesso io non lo so sinceramente, però insomma a me questa situazione mi deprime molto. C'è solo una cosa da dire chiaramente sui vaccini: non si sa effettivamente gli effetti a lungo termine, perché in effetti c'è un vaccino, voglio dire, deve essere testato, ci vogliono anni. Perché sia testato, perché sia perfettamente sicuro e quant'altro, perché gli effetti a lungo termine praticamente si devono registrare. Cioè, le persone che si sono vaccinate, come saranno tra un anno? Cosa accadrà tra un anno? Avranno problemi o non avranno nessun problema? Questo chiaramente non si sa e non si può sapere. Però il rischio chiaramente all'epoca valeva la candela, si dice, no? Il rischio valeva la pena di prendersi un rischio per arrivare appunto a una cosa del genere. Detto questo, che io ripeto, per me si tratta purtroppo di una cosa di una tale gravità che l'essere umano non riesce proprio a imparare.
Detto questo, ieri sera parlavo un po' così con mia moglie, no? E mi raccontavo un po' di in pratica di questa storia strana, in pratica, che effettivamente qualche pensiero grigio da parte di molti scienziati comincia a esserci, ovvero che questo virus in effetti può essere effettivamente un virus prodotto in laboratorio. Ieri mia moglie diceva un discorso molto pragmatico ma molto corretto, ovvero che differenza fa? Alla fine abbiamo un problema, il problema esiste, il problema va risolto. Che differenza fa se il virus è naturale o se invece è stato prodotto dagli esseri umani? Dico, beh, la differenza sarebbe molto, molto, sarebbe molto, perché poniamo il caso che improvvisamente ti casca un albero sulla casa tua e ti rompe casa, dici, cavolo, è una fatalità, purtroppo è successo, non potevo farci niente. Un conto è se tu invece, anche accidentalmente, dai fuoco a casa tua. Allora a quel punto lì dici, cacchio, però se stavo più attento non accadeva. Ecco, c'è una grossissima differenza. Se questo virus fosse naturale, dici, vabbè, cosa volevi farci? Non puoi fare assolutamente niente, non puoi fare. Prima o poi doveva accadere, nella natura accadono queste cose, va bene. I virus fanno parte della vita, fanno parte del sistema di vita, no? Del pianeta. E quindi, sotto un punto di vista, è relativamente normale che c'è. Però invece la cosa chiaramente è estremamente differente per quanto riguarda invece, no, discorso opposto. Perché se il vaccino l'abbiamo prodotto noi esseri umani e purtroppo, ahimè, è scappato dal laboratorio, beh ragazzi, caro mio, come si dice, no? Al limite non c'è proprio il peggio. E dopo qualcuno fa i suoi pensieri strani da dire, no, ma sicuramente è stato provocato per spingere le multinazionali a fare più soldi, guarda i soldi che stanno facendo Amazon, che sta facendo la Google, che sta facendo Facebook. Sì ragazzi, però è una cosa del genere, non, come si dice, una volta mio padre mi disse una frase veramente troppo troppo bella, mi disse una frase che in un certo senso mi ha aperto gli occhi. Dice, non li fare troppo intelligenti invece di quello che sono. E quindi, sotto il punto di vista, non si pone la domanda, dai, dice, uno non dovrebbe neanche minimamente pensare a certe cose. No, detto questo ragazzi, inoltre c'è, adesso io mi voglio appoggiare al discorso calcistico, ieri ne parlavo in privato con Roberto, no? Che vi saluta a proposito, per arrivare ad puntare il dito, cioè per far capire un po' il tipo di mentalità che questo governo Draghi ha in mente di fare. Vedete, c'è un documento, no? Un documento importante, il cosiddetto famoso documento dei 30. Che cos'è? È una sorta di riunione che i grandi potenti del campo finanziario e bancario praticamente si sono posti delle linee guida di governo, delle linee guida così per governare, eccetera eccetera, no? Nello statuto di cui Draghi ne era presidente dice una cosa inquietante. Io la trovo una cosa inquietante ma molto molto chiara. Dice che le aziende che sono ritenute non strategiche per il sistema, quale sistema? Per il sistema delle grandi lobby, il sistema dei grandi finanziamenti, il sistema delle grandi banche, devono essere lasciate fallire, devono essere abbandonate a loro stesse, per, in questo modo, per riuscire ad spingere a garantire invece alle grandi aziende la continuità, e devono essere incentivate. Cioè, questo ci fa capire che la piccola media impresa, secondo Draghi, deve fallire per poter puntare alla grande impresa. E questo, anche qua, un minimo di dubbio grigio ti viene nel cervello, perché noi chiudiamo pizzerie, chiudiamo ristoranti, chiudiamo i negozietti, chiudiamo tutte queste piccole attività di cui praticamente l'80-70% dell'economia italiana si basa proprio su questo, no? Sulle piccole imprese a presa familiare, che è sempre reso grande e tipico del nostro paese, quelli si tengono chiusi mentre invece si lasciano aperti. Cioè, vi faccio un piccolo esempio: la pizzeria deve rimanere chiusa,
non può venire nessuno a prendersi la pizza, però il McDonald's, la grande multinazionale, può rimanere aperto. Il perché non si capisce, a meno che, ecco, per capirlo, no, dovresti pensare appunto al pensiero critico. Ecco, voi sapete che per quanto riguarda il calcio c'è stata adesso una grandissima rivoluzione. Però ragazzi, io voglio fare una cosa, siccome io sono costretto a rifornire la macchina, e quindi dovrò rifornire tra l'altro oggi anche di tutto, perché la mia piccola Viper, piccola 600, cammina a gas e cammina a benzina, e sono completamente vuoto di tutte e due le cose, quindi tra un po' rimango a piedi. Quindi adesso noi ci andiamo in pausa, ci ascoltiamo una bella canzone che io ho appena scaricato, che ho appena riempito la mia bacheca, no? Gli ho lavorato tanto per poter rimettere un po' tutte le musiche, e nel frattempo insomma mi riempio la macchina. Quindi noi ci sentiamo dopo la pausa, e continuiamo un po' con questi discorsi, eh? Quindi mi raccomando, rimanete lì e non andate via. Questa qua è per te, e anche se non ero qui, ti volevo solo dire che era qui in fondo a me. Oh, è per te che lo sai di chi sto parlando, te, che ti piacerà un minuto e poi te lo scorderò, perché sei viva. Viva così come sei, quanta vita mi hai passato, e la chiedi indietro mai. Oh, sei viva, viva per quella che sei, sempre pronta, sempre ingorda, sempre solo come vuoi. Questa qua è per te, non hai mai avuto tempo così troppo utile. Oh, è per te questa qua, per la tua curiosità, ti strofini contro il mondo, tanto il mondo non ti avrà, perché sei viva, viva così come sei, quanta vita hai contagiato, quanta vita.
Allora, rientriamo subito, rientriamo, eh? Appena fatto un po' di gas e un po' di benzina. Questa è una bella comodità, ragazzi. Per chi possiede la macchina che ha anche l'impianto a gas, io lo farò a breve, nella nuova macchina, nella mia 500. È una bella cosa pensare di avere, da un punto di vista, no, due modi di carburante. Da dire se finisco il gas o sempre la benzina, per cui sicuramente a piedi non rimango, perché se uno deve rimanere a piedi avendoci due possibilità, allora si è proprio cretino, questo fatelo dire, insomma, no, bisogna proprio essere stupidi, ecco, stupidi forti. Io vi ricordo tanti anni fa, i primissimi tempi che lavoravo, no, fare questo lavoro, ed non avevo ancora chiaramente l'impianto a gas, avevo con me sempre una tanichetta da 5 litri di benzina di riserva. Perché? Perché dove praticamente faccio io, diciamo, il giro è molto lungo e non ci sono distributori. Allora un sabato mattina, quindi una giornata in cui praticamente ho molto lavoro in generale, mi fermo al distributore, vado a fare, per fare il pieno, la macchina era vuota, completamente vuota. Ed ahimè, purtroppo il sistema aveva un difetto di base, non prendeva la carta, non prendeva il bancomat, e quindi non ho potuto fare rifornimento. Per mia fortuna avevo questa tanicotta da 5 litri, con il quale ho potuto intanto continuare il giro, attendere che l'unico distributore disponibile il sabato mattina, per mia fortuna, apriva verso le 7, e dopodiché, una volta aperto il distributore, ho potuto riempire la macchina. Se non avessi avuto quella tanichetta di benzina da 5 litri, sinceramente sarei proprio rimasto a piedi. Poi dopo, quando ho fatto gas, mi sono detto, ho fatto l'impianto a gas, dico, meglio toglierla la tanica detta di benzina da 5 litri, non serve più, perché cammino con una tanica extra da 30 litri, penso che mi basteranno. E vabbè, detto questo, allora torniamo un po' ai nostri argomenti calcistici. Allora, come molti di voi sapranno, il prossimo anno, per vedere la Serie A per la prima volta, pensate, dal 2004, Sky non detiene i totali diritti, la totale esclusiva delle partite di Serie A, ed è stato praticamente affidato il servizio della DAZN. Perché? Questo perché? Perché, come sempre, DAZN ha fatto un'offerta migliore, chi può paga, chiaramente, no? Sempre fatto sempre solo di soldi. I presidenti di calcio, siccome sono bulimici, praticamente non hanno pensato a nient'altro che a loro stessi, in questo momento tra l'altro di crisi, dove non ci sono soldi degli stadi e quant'altro, presi anche un po' così d'assalto, insomma, hanno accettato l'offerta di DAZN, che è stata più alta. Non era di molto di più, perché si sta parlando di 140 milioni di euro in più per i prossimi 3 anni, da dividere però tra le 20 squadre in 3 anni, per cui fondamentalmente, se tu vai a fare un po' tutte le divisioni, non è che si sta parlando di una cifra tanto più alta. Fatto sta che però per i presidenti di calcio questo è bastato per affidare tutto a DAZN. Come noi sappiamo, DAZN è un servizio che va sull'internet, ok? Essendo un servizio che va sulla piattaforma di streaming, noi sappiamo che uno dei problemi più grossi, più gravi che c'è in Italia, praticamente, è che una connessione stabile, forte, costante in tutto il territorio nazionale purtroppo non c'è. Ci sono molti punti, molti paesini, soprattutto magari del sud, dove la connessione internet non è sufficiente per poter vedere le partite in streaming. Ora, se tu direte, vabbè, ma che c'entra? Uno guarda Netflix, uno guarda Amazon Prime, sì, ragazzi, però se mentre tu stai guardando un video, stai guardando YouTube, stai quello che stai guardando, e in quel momento, diciamo, si ferma, perché magari manca la connessione e quant'altro, tu dentro di te, se, come dire, la giustifichi, no? Cioè, dici, vabbè, aspettiamo, perché non è che sia, tanto se una ripresa la guarda adesso, la guarda tra 20 secondi, perché deve caricare l'immagine, non è un problema. Ma nel calcio, ragazzi, questo non funziona. Questo non funziona. Immagini un po', voi state guardando, si sta per battere il calcio d'angolo, nel momento in cui si batte il calcio d'angolo, la palla si trova a metà altezza, si ferma l'immagine. Ecco, queste cose, sinceramente, la Lega Calcio non ci ha pensato. Forse è probabile che
avranno dato delle garanzie, da Sora avrà garantito di dare un servizio equo e corretto. Tant'è vero che sotto un punto di vista la stessa Dazon sta pensando di comprare delle frequenze sul digitale terrestre e non so, sul satellitare, per esempio. Perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, no? Il problema di Dazon si è risolto quando Sky praticamente gli ha fornito un canale satellitare. E vi dirò che c'è tanto 80% delle persone abbonate da Zone, che hanno visto da Zone in questi due anni, l'hanno visto sul canale satellitare. Perché? Perché lì non accadono ritardi e quant'altro. Io penso che questa sia l'unica strada. Ma cosa è accaduto? È accaduta una genialata. Ecco, ripeto, anche questa cosa è un piccolo spaccato che ci fa capire un po' la mentalità del nostro governo. Voi sapete che Colao è il ministro delle tecnologie, lo stesso Colao che in un meeting, in una riunione, praticamente lui disse alle sue varie aziende che debbono obbligare i vari paesi a dare tutto sul digitale, togliendo il contante e quant'altro. Perché? Perché in questo modo tutte le transazioni verranno fatte, diciamo, digitalmente dalla banca, e quindi chiaramente la banca ci guadagnerebbe i soldi sulle commissioni. Quindi già questo ci fa capire tutti dei personaggi che in questo momento stanno al governo, ok? Quindi che succede? Succede questo, che Dazon da sola, essendo un'applicazione che poi va tutto il mondo, però non poteva avere tutti i soldi per fare concorrenza a Sky. Durante il bando, mentre c'era il bando, praticamente mentre si stava discutendo a chi affidare i diritti della Serie A, si inserisce TIM e dà il 40%, diciamo, aumenta l'offerta del 40%, cioè dà i soldi ad Dazon per aumentare l'offerta e aggiudicarsi i diritti. Tant'è vero che già questo Sky ha fatto ricorso e diciamo, a breve si saprà cosa accadrà, perché secondo l'antitrust, spero e penso che sia così, questa si tratta di concorrenza sleale. Cioè tu non puoi prendere e dire ok, se io dico va bene, metto adesso al bando questo contratto, quante siete le aziende che volete fare concorrenza, che volete andare a comprare, ok, siete 5, bene, siete 5. Beh, ok, io prendo e comincio l'asta. Se poi dopo ti inserisce uno e dice sì, però mi incorsa, io intanto c'ho dietro qualcun altro che mi dà più soldi, aumento l'offerta, e questo non va bene. Questa è concorrenza sleale nei confronti di un altro. E questo perché allora che Sky avrei potuto, che ne so, mettersi insieme a Mediaset e aumentare l'offerta, arrivare a offrire invece di 860, mi sembra che l'offerta, arrivare a 1 miliardo. Tanto alla fine i soldi non erano i suoi, erano degli altri. Quindi già questo di per sé è una cosa estremamente sbagliata. Ma sotto un punto di vista, la genialata che ha avuto Tim è stata questa, ovvero, perché dopo uno dice, vabbè, ti obbligano a fare 2 contratti. No, attenzione. Non ti obbligano a fare 2 contratti, perché poi dopo la Champions League se la vedrai su Sky, l'Europa League la vedrai solo su Sky, quindi ti toccherà avere sia Sky che eventualmente la Zone. La fregatura scusate, arriva con il fatto che tu devi farti anche il contratto internet, devi fare una connessione internet buona, altrimenti te la Zone non la vedi. A meno che, ripeto, Dazon non debba comprare delle frequenze sul digitale terrestre, altrimenti non c'è speranza di far vedere il servizio su tutto il paese. E qua interviene Tim, perché Tim ha pensato, ok, sapete cosa facciamo? Ecco, offriamo, non so, per un esempio, adesso dico delle cifre a caso, 40 euro al mese, avete internet con la connessione veloce, eccetera, bla 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 bla, in più avete anche il campionato di Serie A. Quindi facciamo un esempio, no? Voi avete un contratto con un altro gestore di internet, fai conto che, non so, avete Vodafone e pagate 20 euro al mese, per esempio, no? Per avere internet così. E avete magari una banda che non è tanto veloce. Se dovete fare anche da zona, andate a spendere, fate un altro contratto e ne spendete altri, perché già hanno detto che più o meno da zona dovrebbe costare 32 euro al mese, qualcosa di simile, no? Esatto. Fai conto, spendete, ecco, 30 euro al mese
e quindi praticamente con 50 euro, ok, vedete, sia avete la connessione internet di Vodafone e la connessione e DAZN. Però sapete benissimo che Vodafone, la connessione che vi dà non è sufficiente per vedere DAZN, per vedere anche delle partite in contemporanea e tutto quanto, per fare in modo che non si bloccano, che la qualità è sempre buona, che la visione in 4K sia giusta, eccetera eccetera, non ti basta. Allora lì arriva Tim e ti dice: senti un po', ecco, io per 40 euro ti do la connessione di internet veloce, chiamate, bla 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 bla, in più ti offro anche la possibilità di vedere DAZN. E magari tu fai tutto con 45 euro. Dici, cavolo, risparmio 5 euro e in più praticamente c'è tutto. Ecco, una cosa simile, vi dirò questo, una cosa simile è accaduta in Germania parecchi anni fa. Dunque, stiamo parlando, mi sembra del 2007 forse, del 2006, una cosa del genere, in cui fece un'offerta incredibile, perché a suo tempo TIM qua in Germania mi avevano offerto la possibilità di avere un decoder anche di quelli moderni che registrava, vedere tutta la televisione tramite internet, in più la possibilità di vedere la Premiere, che all'epoca era praticamente la Sky di qua, di avere tutto quanto incluso, tutto quanto insieme, telefono, internet eccetera eccetera, e pagavo una cifra molto alta. Però dico, almeno così non divido, non faccio un contratto con questo, un contratto con questo, con quest'altro, ho un contratto unico. Ecco, dove era il problema? Il problema era che quando non funzionava l'internet, all'epoca a volte non andava ed era su una zona molto buona, perché ero vicino Monaco di Baviera, abitavo praticamente vicino allo stato della Lanzarena, non funzionava niente. Quando non andava, non andava niente. E quando ho avuto problemi di pagamento, anche una volta ho avuto problemi di pagamento, hanno chiuso il servizio. Chiudendo quel servizio, mi hanno chiuso tutto, completamente. Ero fuori dal mondo, non avevo nemmeno la televisione normale. Mi mancava internet, mi mancava la Premiere, non potevo vedere il calcio, non potevo andare col computer in internet, non potevo telefonare a nessuno, non potevo fare niente. Chiuso completamente. E dico, cavoli, così ho venduto la mia anima al diavolo. E sono corso ai ripari, cercando di togliere il contratto. E per uscire da quel contratto è stato un casino. E morale della favola? Fu un enorme buco nell'acqua. E fu, tra l'altro, una... Ma che si dice? Cioè, fu un enorme... buco nell'acqua anche da parte dell'azienda, non solo per me ma anche da parte dell'azienda, che tempo, pochi mesi praticamente, hanno tolto questa opportunità dal mercato. Perché? Perché la gente si lamentava, perché tu non puoi offrire un servizio che dici, sotto il punto di vista, guarda, magari è costoso, costa una tot cifra, però fai tutto con questa cosa qua. Ecco, questa cosa fu estremamente sbagliata proprio per il concetto con cui è stata concepita. Il concetto ti dice che se uno fornisce un servizio, ma devi garantire il servizio al 100%, dopo puoi fare i contratti, no, prima fai i contratti e poi il servizio saremo a vedere. E se vai in quella direzione lì, ragazzi, come è stato qua, fu, ecco, come, ecco la parola che mi mancava, il detto che mi mancava, un bagno di sangue. Fu un bagno di sangue incredibile da parte di questa azienda. Ecco, non vorrei che dall'altro punto di vista sia un enorme bagno di sangue. Perché? Se ogni volta uno deve stare lì, deve cambiare, deve fare, tu, poi chiaramente ti verranno a metterti altri cavi, verranno a metterti altri decoder, altre cose, eccetera, eccetera. Pur contemporaneamente sei costretto, per vedere un po' di calcio, anche ad avere chiaramente altri contratti, ecco, come Sky, addirittura Amazon Prime si è messa pure dentro, Amazon, che ha non so quante partite di Champions League, insomma un casino. Ragazzi, un casino vero. Poi ricordate anche questo, io faccio questo ragionamento pensando al fatto che relativo agli altri, a quello che accade giù, perché io vi dico questo, ragazzi, la mia esperienza che io ho fatto qua in Germania con DAZN, praticamente avendoci DAZN tedesco, è un'esperienza incredibile, è un'esperienza estremamente positiva. Io vedo tutte le partite del campionato italiano,
vedo tutte le partite della Champions League, tranne diciamo quelle tedesche, chiaramente, perché lì hanno l'esclusiva quelle di Sky. Quelle di Europa League, dove hanno l'esclusiva quelle di Sky, però parliamo di Dazon tedesco, quindi sono le partite tedesche, ma le altre partite le vedo tutte. C'è dentro anche la Coppa Libertadores, con Fabio, il mio socio, guarda, insomma, in più le mie credenziali, siamo in quattro che le utilizziamo, non possiamo utilizzare tutti contemporaneamente, ci mettiamo d'accordo, ma praticamente c'è il mio cognato, c'è il mio socio Fabio e un mio grande amico che si chiama anche Eugenio, che di cui qui in radio vi ho già parlato. E siccome la connessione internet qua è molto buona, pressoché ovunque, almeno diciamo dove siamo noi nei paesi, cioè le persone che noi usufruiamo del servizio, quindi io non ho mai avuto nessun problema con DAZN. Cioè io vedo tutte le partite del campionato, della Champions, questo e quest'altro, non sono il solo, siamo in quattro e si paga solo 10 euro. Quindi io in questo momento, tra virgolette, non sto parlando male di DAZN. Sto parlando male praticamente di un concetto che è stato fatto da parte dei presidenti delle squadre di calcio, diciamo troppo in anticipo. Ecco, però c'è da dire anche questo, è vero che il servizio, per esempio qua in Germania, che ti danno e ti fanno vedere le partite, però non c'è altro. Ecco, questa è una cosa di cui toccherebbe, devono riflettere e probabilmente devono fare anche qualcosa di più. Perché il pre-partita, il post-partita, le interviste e quant'altro non c'è niente. In Italia fanno qualche cosa con Barzaretti, con la diretta che fa queste sfilate di moda a bordo campo, tra l'altro distraendo anche i giocatori, anche questo c'è da dire, si cambia 3-4 volte a serata, no? E sono lì a bordo campo e fanno qualche commento dopo la partita. Ecco, da solo qua tedesco non fa assolutamente niente. Niente, finisce la partita, finisce tutto, si stacca l'immagine e ciao. Cioè tu vedi la partita esclusivamente, c'è quella e non c'è altro. E non c'è assolutamente altro, non c'è nessun commento né niente. Per guardare i commenti devo fare altro. Ecco, in questo senso il servizio che Sky ha fornito in questi anni è stato sicuramente unico e straordinario, con le interviste, con i commenti, col post partita e quant'altro. Anche perché ragazzi, il calcio non è soltanto la partita, finisce la partita, basta, e chiuso lì. Soprattutto in Italia si parla giorni e giorni, già adesso si sta parlando di come andrà Juve-Napoli, di come dovranno andare le prossime partite di campionato, cioè non è che finisce, c'è il derby di Milano, Inter-Milan, finisce la partita, buon, finito tutto così, no, se ne parla giorni e giorni. Quindi è essenziale anche che DAZN dia un servizio che sia più completo, dove c'è uno studio, dove possono fare i commenti, possono dire le cose, dove possono dire poi in più magari in questo momento, perché dice noi siamo a bordo campo, vi facciamo vedere quello che cade in campo. Ecco, magari, no, se fatti piazzi per esempio sotto la curva una squadra magari importante che vince, fare tra virgolette il post partita così potrebbe diventare anche una cosa abbastanza, sì, diciamo pittoresca. Però se tu oggi lo fai in uno stadio vuoto, dove vedi tutto quanto vuoto, dove tutto rimbomba, è assurdo. E poi penso che la cosa per me personalmente più scandalosa che abbia mai visto di DAZN, che sinceramente proprio non lo sopporto, perché poi ogni tanto guardo qualche video su YouTube e quant'altro e devo dire che proprio mi dà veramente un fastidio, cioè vedere la diretta di fuori all'aria aperta dentro uno stadio, all'aria aperta, e Barzaretti che gli sta a 1,5 metri di distanza tutte e due a parlare a un microfono davanti con la mascherina, è assurdo, è una cosa assurda, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Tu sei fuori all'aria aperta, non hai nessun motivo per indossarti la mascherina. Tra l'altro poi dentro uno stadio vengono tutti quanti controllati, tamponati continuamente, e anche loro che vanno in televisione vengono costantemente, cioè saranno controllati, cioè la diretta prima di andare a fare la partita si controllerà se è positivo oppure no, Barzaretti si controllerà, l'ha anche detto, se è positivo oppure no. Allora che cazzo mette a fare sta mascherina? Per cosa? Perché è un messaggio che bisogna lanciare alla gente qua di là. Ecco, è un messaggio in questo caso, vedete, si mandano dei messaggi sbagliati.
è dall'inizio della radio che io sto dicendo certi concetti, dall'anno scorso quando ho aperto questa radio, ed è il motivo per cui ho voluto aprire questa radio. E dopo a ruota mi ha seguito Roby, poi mi ha seguito Alberto, poi mi ha seguito Over, e adesso anche mio cugino Sergio. Quello di fare, di dare delle informazioni giuste, di dare un servizio corretto, di far capire la mascherina fuori all'aperto, a distanza, soprattutto dove non ci sono altre persone, non serve. Cosa te la metti a fare? In quel caso lì dai un messaggio sbagliato, non dai un messaggio giusto. Il messaggio giusto dovresti specificarlo, dovresti dire: guardate, qui all'aperto stiamo distanti tra di noi, a parte che siamo sani, che abbiamo fatto i tamponi, i controlli, siamo persone sane, non siamo persone malate, non siamo persone positive, perché se io fossi positiva al Covid e mi sono controllata prima di venire qui a fare la trasmissione, non starei qui a fare la trasmissione se fossi positiva, giusto? Quindi sono una persona sana, io non infetto nessuno, e stando fuori all'aperto nessuno mi infetta a me. Anche perché se Balzaretti è infetto, non mi può infettare a me perché siamo distanti fuori all'aria aperta. Ecco, così fai un servizio corretto, spiegando le cose, parlando, dicendo alla gente come funziona il meccanismo. Non invece comportandosi in questo modo. E poi vuoi vedere la persona in faccia? Cioè, voi pensate un po' che incongruenza. Vanno in televisione dentro uno studio, quindi al chiuso, e molto spesso anche abbastanza ravvicinati, stanno giustamente senza mascherina e parlano, ok? Perché possono farlo? Perché si sono controllati tutti e sono tutte persone perfettamente sane, sono tutte persone che non hanno il Covid, non hanno nessuna malattia, quindi non c'è bisogno di tenere la mascherina, c'è bisogno di stare un po' a distanza semplicemente per un fatto di sicurezza, ok? Dentro uno studio, dove praticamente dove dentro una camera chiusa. Se tu voi vi trovate dentro una camera chiusa e state circa un paio d'ore con una persona infetta, senza niente, questa persona parla, butta fuori le famose goccioline e quant'altro, la probabilità di contagio è molto più alta che se no tu invece ti trovi fuori all'aria aperta. Però in uno studio televisivo lo fanno perché? Perché praticamente si controllano ogni qualvolta che vanno in televisione, che vanno nello studio. Ecco, invece loro che stanno fuori all'aria aperta, controllati, si mettono la mascherina. Praticamente è come se ti sei completamente venduto alle ditte, alle aziende che producono le mascherine. È come se questo fosse una sorta di messaggio promozionale nascosto. Messaggio promozionale nascosto. Come quello che magari è così in televisione, capito? In uno studio tiene la bottiglia dell'acqua davanti, dice devo bere l'acqua mentre chiaramente parlo, e magari lì c'è una bottiglia che ne so, della San Benedetto, e la metto con l'etichetta lì davanti. Ecco, quello lì per esempio è una sorta di pubblicità, questo è evidente. Cioè, io personalmente fossi Balzaretti, fossi la Diletta, magari fossi Diletta Leotta, bella gran bella gnocca com'è, direi io fuori all'aria aperta allo stadio a parlare con la mascherina, no, ma non esiste al mondo, perché è un concetto sbagliato da dare alla gente. Ecco, quella è pubblicità occulta. Ecco, quindi immaginatevi voi, voglio dire, bisogna che ci sia sempre un po' di chiarezza e che ci sia sempre una certa coerenza nei comportamenti. Ecco, alla fine mi sono un po' dilungato con questo discorso e siamo andati a parlare praticamente di altro. La Formula 1 ne parlerà, Over ne parlerà, io dico solo questo velocemente perché chiaramente ho visto la gara e non vedevo l'ora che cominciava. L'inverno è molto lungo, per gli appassionati di motorsport è veramente molto lungo. Dico solo questo, dico che può essere un campionato che può essere molto avvincente. Vedere una lotta davanti tra Verstappen e Hamilton, vedere Hamilton dover fare i miracoli come ha fatto domenica per cercare di vincere la gara e alla fine ci è riuscito, un po' per errori degli altri, un po' per la sua grande bravura, perché poi alle volte ma Hamilton è bravo perché ha la macchina forte, Hamilton l'ho sentito dire in confronto più di una volta mi viene la pelle d'oca, sì, però ogni qualvolta che il gioco si fa duro, che serve che il pilota tira fuori qualcosa di proprio, Hamilton lo fa sempre però, Hamilton lo fa. Quindi hai voglia di affare, forse magari oggi la Formula 1 non sarà quella che era ai tempi di Prost e di Senna, va bene, sono d'accordo, non c'era all'epoca tutta quella elettronica, non sarà ai tempi di Fangio, no? Ai tempi di Rosberg il papà, magari, no? O ai tempi di Gilles Villeneuve, dove
era quasi più un fatto di coraggio che non tanto un fatto di tecnica e di guida, quei tempi di Lauda. Questo qua ti do ragione, però quando c'è da tirare fuori quel qualcosa in più, Hamilton praticamente lo fa sempre, perché la gara che lui ha fatto domenica è stato un capolavoro tattico, un capolavoro di squadra e un capolavoro anche proprio di strategia, cioè il saper gestire la gara. Poi è andata bene, poi è andata bene, gli è andata bene in generale, ma come si dice, la fortuna aiuta sempre gli audaci. Ecco, sarà sicuramente un bel campionato. Vedere Hamilton dover farsi in quattro per vincere le gare sarà sicuramente molto molto bello. E poi dietro, una volta tolto i due, dietro c'è gara, ragazzi. Una volta tolto Red Bull e Mercedes, di dietro praticamente c'è una bagarre che non finisce mai, e lì diventa bello da vedere, perché lì diventa una battaglia incredibile, fatta proprio sui decimi di secondo, fatta sui centesimi, fatta sui sorpassi, sulla bravura del pilota, perché la gara che ha fatto Alonso ritornando alla Formula 1 è stata sontuosa. La gara che ha fatto Sainz con la Ferrari, il suo primo Gran Premio con la Ferrari, è stato bravissimo, è stato veramente veramente bravo. La gara che ha fatto Leclerc ha dimostrato come sempre una volta di più di essere un pilota solido, affidabile. E dietro vedi combattimenti, vedi battaglie, vedi un po' di tutto, le differenze sono minimali. Io penso che ci attenderà un bel mondiale di Formula 1. Tra l'altro, ragazzi, ci sono 24 gare, un campionato con 24 gare, per cui ci attendono veramente tante 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 gare davanti. Va bene, ragazzi, io vi saluto qui per oggi, speriamo domani di essere in onda, perché vedete che qua praticamente ogni giorno è una un'odissea, quindi speriamo domani di essere in onda. Vi lascio con il file di Over, il suo commento chiaramente sulla Formula 1. Noi ci sentiamo domani, fate i bravi, quindi va subito immediatamente in onda il commento di Over, e dopo ci lasceremo con l'ultima lettura. Come dico sempre, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, noi ci vediamo domani, mi raccomando, fate i bravi, fate attenzione e cercate di uscire di fuori e prendervi un po' di sole, ragazzi. Prendete il sole, la vitamina D è fondamentale anche per l'apparato immunitario. Una mezz'oretta di sole al giorno, vi togliete la maglia, andate a maniche corte, magari con un cappello in testa, e vi prendete un po' di sole, che fa assolutamente bene. Il sole è la vita, è vita per noi. Ciao a tutti! Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento. Io mi scuso per questi giorni di assenza, ma diciamo che ero impegnato in un altro piccolo progetto e mi scuso nuovamente. Oggi vi voglio parlare di ciò che ho visto nella prima gara della Formula 1. Interessante, bella, con molti quesiti. Iniziamo a parlare dalla Ferrari. Binotto, le sue dichiarazioni: siamo migliorati, sì, è vero, è stato paragonato il 2020 col 2021, le prestazioni di vettura sono migliorate, questo è palese, è ovvio, è evidente, però non c'è stato veramente quello che noi tifosi, diciamo noi tifosi, ci aspettavamo. È ancora una Ferrari molto non così perfetta, ecco, diciamo così, non così perfetta. Può essere anche il tracciato, abbiamo visto che è una vettura che ha molti più cavalli, questo è vero, però tanti cavalli, ma se non li sai gestire, cioè io parlo della parte elettronica di vettura, non riescono, e da parte ovviamente del pilota, non riescono a gestirli, fare un passo indietro.
da parte mia, però vediamo cosa succederà. Ho visto un buon Sainz, diciamo che se devo paragonare alla prestazione di Leclerc e quella di Sainz, mi è piaciuta molto di più di quella di Sainz, perché Leclerc già più o meno conosceva la vettura, anche se la vettura non è la stessa della scorsa stagione, però molti concetti dati Ferrari li conosce benissimo. Sainz assolutamente no, pochi test come hanno fatto tutti, però diciamo sul piatto, diciamo sul gradino più alto del podio, in questo caso ci metterei Sainz. Parliamo di Alonso, cosa dire? Tra Alonso la sua sfortuna è stato che sono impazziti i freni, però la sua l'ha fatta vedere. 40 anni e non, come si dice, 40 anni e non sentirli. Era lì a lottare contro il ragazzino, questa nuova promessa della Formula 1, questo giapponese che da subito ha fatto vedere di che pasta è. Qui su questo ragazzo dico che la scuderia ha sbagliato nella giornata di sabato, perché doveva uscire nell'ultimo run con le coperture rosse. Hanno voluto farlo girare come suo compagno di scuderia gialle e hanno sbagliato. Anche lo stesso errore che ha fatto la Ferrari. Secondo me Sainz doveva uscire con una copertura diversa, non dovevano Leclerc con la gialla, lui con la rossa. Vabbè, sono stati piccoli errori che in questo ambito non si devono mai, e ripeto, mai fare, perché li paghi, perché sì, infatti abbiamo visto poi fatica a sorpassare questo Tsunoda. A me piace tantissimo, come lo sapete benissimo, la prestazione di Russell qui, ciò che ha fatto l'ha fatto lui, cioè quel 10% oltre al 100% è stato tutto dato dal pilota. Macchina scodava, lui non riusciva a tenere, grande prestazione anche qui. Di nuovo va fatto un chapeau a questo ragazzo qua. Il suo problema è il contratto, che è ancora un anno con la Williams, non si può staccare, e questo qui è una cosa che va non tanto per lui ovviamente, ma è per tutti noi, perché su un'altra vettura darebbe veramente filo da torcere ai grandi, per il modo in cui guida, per la testa che ha, per la maturità che in questi anni ha fatto nel Circus. Vogliamo parlare di Williams, cosa dire, l'abbiamo detto prima, Russell, suo compagno di scuderia, inesistente. La Haas, entrambi i piloti, niente da fare, è una vettura che, come si dice, in questo caso non sta in pista, ma non sta in piedi sta vettura proprio, ha troppi problemi. Non scalda le gomme, abbiamo visto non Mick Schumacher ma il suo compagno di squadra la cosa combinata in pista. Mick Schumacher si vedeva che era in netta difficoltà, diciamo che ha tirato, a un certo punto ha visto bene, ha tirato i remi in barca e ha fatto quello che è riuscito a fare, non di più. Quindi anche su questo lato ha capito che più di tot la vettura non può dare. Aspetteremo gli aggiornamenti di questa vettura, perché così non potrà andare a fare grandi cose, quindi ci sarà un'evoluzione di questa Haas. Bene le Alfa Romeo, Giovinazzi anche qui, altri errori di scuderia sulla giornata di sabato. C'è stato un piccolo problema per Giovinazzi, ma abbiamo visto che le modifiche nell'Alfa, specialmente nel musetto, hanno portato tantissimo. Poi la nuova Power Unit Ferrari
anche i piloti stessi l'hanno detto subito dal primo giro di pista, che è veramente migliorata questa nuova power unit. Vediamo adesso nel tempo, visto che le prove i piloti non li possono fare, devono immaginate il doppio lavoro che avranno, perché le prove del venerdì non saranno solo prove di circuito, ma saranno le prove anche per gli ingegneri, i telaisti, i motoristi, gli addetti all'aerodinamica e tanto altro che va dietro, cioè tutte quelle persone, tutte quelle figure che sono dietro ad una vettura da Formula 1. Cosa dire? Io sull'ultimi tre giri di pista fatti tra l'unicampione e Verstappen c'è un grande punto interrogativo. È impossibile che Verstappen giri per 7-8 giri da tempi di qualifica e si vede palesemente che guadagna dal mezzo, dai 500 ai 700 ad ogni giro, mezzi secondi, e poi negli ultimi due giri tireremo in barca, probabile il sorpasso fuori dalla curva non sia regolamentare, ma quante volte lo stesso pilota è uscito, se ci fosse stata da parte della federazione un richiamo, sarebbe stato fatto durante tutte quelle mille volte che i piloti sono usciti in quella curva. Quindi io non avrei mai detto al mio pilota ascolta, alza il piede e fallo passare, aspettiamo cosa viene dalla federazione. Ma dire a un pilota alza il piede, perché probabilmente il sorpasso verrà negato alla fine, io non l'avrei mai fatto. Comunque rivediamo di nuovo che i primi piloti di ogni scuderia sono veramente avanti, come si dice, anni luce dalle seconde guide. Vedo un Bottas quasi inesistente, un Sainz l'abbiamo visto nei confronti di Leclerc, Verstappen, anche se Perez dopo tutto, vabbè, quello che è successo, si aspetta la vettura, ha fatto questo gran recupero. Bisogna vedere finché giri da solo o sorpassi vetture non all'altezza della tua, siamo tutti bravi. Bisogna vedere con un'altra scuderia, con una vettura quasi con le stesse caratteristiche, in che difficoltà mette il pilota. Va bene, mi dispiace per Vettel, questo credetemi, mi dispiace, perché io Vettel l'ho sempre apprezzato come pilota e dico sempre, non si è pluricampioni per niente, questa vettura è alla fine mi sembra la fotocopia della Ferrari dell'anno scorso, quindi non mi dispiace veramente per lui, però anche la seconda guida non è che abbia eccelso. Cosa dire? Nuovamente qui, lo ripeto, scusatemi per questi giorni di assenza, vedrò di recuperare, come si dice, magari ogni tanto farò qualche doppio appuntamento. Come dico sempre, è tutto qui, vediamo alla prossima gara come i piccoli sviluppi dalle altre scuderie, come andrà. Una cosa fondamentale che mi è piaciuta quest'anno della Red Bull, che in tempo, come dico io, in tempo zero, riesce a mandare subito in temperatura le gomme, il telaio lavora benissimo, poi grande connubio, grande pilota, come dico io, grande pilota, grande, una buona vettura sia sulla parte aerodinamica che motoristica, quindi è bello, dai, dovremo divertirci. L'unica incognita sarà che adesso ormai è sir, il problema del contratto, perché forse non tutti sanno che lui non è
effettivo in scuderia. C'è un problema di contratto. Toto Wolff è un grande bugiardo, però lo fa per il team, perché per la Mercedes. Vedremo come finirà. Va bene, come dico di solito, è tutto qui, da parte mia e da parte di tutto il gruppo di Radio Carro. Vi auguriamo una buona giornata. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento.